eccoci con un nuovo video. Buongiorno, domenica mattina, io mi sono appena svegliata. Stamattina ho dormito un pochino più del solito, non mi succedeva da tantissimo tempo, ma è stata una settimana super stressante e quindi ne ho risentito un po' e stamattina sono riuscita a dormire. Allora, sono in ferie, lo sapete ormai già da un po', ma non riesco a trovare un momento di relax durante le mie giornate, perché vabbè, qualche giorno sono impegnata, ve l'avevo detto, con la figlia del cugino di Mauro. Ci teniamo compagnia, quindi diciamo che quello forse è il momento meno stressante, però devo comunque sempre rendere conto a comunque una piccolina che ha delle esigenze, quindi non riesco a fare più di tanto in casa, ma va bene così. Ma il più è gli altri giorni, perché ho avuto delle settimane di fuoco, ma veramente di fuoco. Per fortuna mercoledì forse dovrei mettere a posto una cosa, quindi dovrei forse essere poi un pochino più libera fisicamente e mentalmente. Quindi da mercoledì forse, wow, ho finito, però comunque è una cosa che mi porta avanti. Sabato mi porta comunque, mi prende tantissimo tempo. Sabato sono andata a Casale, che è la sede dei miei prodotti. Abbiamo chiacchierato un po', perché ci sono delle diciamo richieste da parte di terzi, e quindi ho voluto un attimo cercare di capire un po' la situazione, ma sono molto 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 felice, perché quando ci sono persone competenti del mestiere o comunque persone estranee che vogliono i prodotti, io sono non felice ma di più, quindi per me è una super soddisfazione. Quindi sono andata in azienda, abbiamo chiacchierato di cose un pochino più burocratiche e poi abbiamo chiacchierato delle novità che arriveranno a settembre. Una novità per me molto molto importante, una delle novità più belle secondo me, abbiamo lavorato su questa cosa ma non siamo ancora riusciti a metterla in non in porto, perché è già tutto terminato, tutto finito, ma poi ci sono stati un susseguirsi di eventi che ci hanno portato a far uscire prima altri prodotti piuttosto che questi, per determinati motivi. Però a settembre finalmente questa super novità uscirà. È una novità che veramente io ci tengo tanto, poi capirete il motivo e so che piacerà anche a voi, ed è una cosa che a me emoziona, perché adesso non voglio svelarvi troppo, però poi sicuramente vi darò la mia spiegazione. Allora, è una cosa di adesso, ma è una cosa che mi legherà in futuro per tutta la vita, questa cosa qua. Quindi adesso non posso dirvi più di tanto, però sono molto molto contenta e molto molto soddisfatta. E poi ci sono altre novità che stiamo un attimo mettendo in porto. Ci sarà sicuramente un'altra profumazione, questa rimarrà sempre, ma ci sarà sicuramente un'altra profumazione. Dovrò lavorare su quello, perché dovremo crearla, dovremo sceglierla, dovremo imbastire un po' tutto, quindi settembre sarà un mese per me di grande lavoro. Però mi piace, quindi sono contenta, e sono contenta che tutto questo venga fatto insieme a voi, perché il fatto che voi mi appoggiate in questa cosa e il fatto che voi comunque in questi mesi avete acquistato vuol dire che ciò che ho fatto vi è piaciuto, e per me è una super soddisfazione, soprattutto quando si crea qualcosa con un punto interrogativo, perché il creare comunque una profumazione è un punto interrogativo, può piacere, non può piacere. E parlavo con mio cognato tornando appunto da Casale sabato, e dicevamo è stato un successo non tanto
il contorno, quindi non tanto il fatto che sia andata benissimo questa cosa, ma il successo è stato che veramente non c'è stata una persona che mi abbia detto: Federica, ho comprato il profumo, ma non è il mio genere, veramente no. Ma questo perché quando io l'ho comunque fatto, quando l'abbiamo scelto, quando abbiamo deciso che doveva essere quello, ho guardato tanti aspetti, ho guardato tante cose e ho fatto in modo che questa cosa, questa profumazione potesse piacere a tutti. Quindi non è facile, ma spero che il prossimo abbia lo stesso successo di questo qua, perché veramente sono molto 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 felice. Allora, io ho già fatto andare il robottino stamattina, quindi devo tirare giù le sedie. Fuori c'è un tempaccio, veramente un tempaccio. Tra l'altro ha anche piovuto mezzo secondo, ha già smesso, però sono scesi dei goccioloni così. Cambio perché sono ancora in pigiama e ci vediamo dopo. Mi sono preparata per uscire, spero di non incontrare nessuno perché mi sono vestita come una zingara, ho la tuta. Due tipi di fucsia totalmente diversi, ma vabbè, non importa. Spero di non incontrare nessuno che conosco. Allora, sto per andare a fare un po' di spesa e volevo però passare prima al garden per comprare un vaso per il banano perché è troppo grosso e quindi voglio sostituirlo, come vi ho detto prima, quindi andrò al garden. Ho chiesto a mia mamma se ha voglia di venire, ma non riesce a venire perché sta facendo pulizie, visto che non è riuscita a farla nel weekend, cioè ieri. Ho chiesto ad Ale, ma non viene perché Pietro, perché ovviamente c'è Pietro e quindi niente, vado da sola, vado da sola e basta. Mauro è fuori che sta facendo due o tre cose in giardino e io vado così mi porto avanti veloce e poi vengo a casa. Vado perché sennò faccio tardi. Faccio vedere cosa ho comprato. Ho fatto la spesa. Allora vi appoggio, prendo qualcosa da appoggiarmi così perché non ho voglia di prendere il cavalletto, quindi vi appoggio sopra qualcosa. Io sono sempre quella del fai da te. Ok, è un po' basso, non importa, ci aggiustiamo. Allora gelato, ho trovato questi qua. Li ho presi al volo, allora sono andata alla Vasco, li ho presi al volo perché ero già alla cassa e allora li ho brancati e sono questi qua della Primia. A me come marca la Primia, devo dire la verità, mi piace tantissimo. Poi ho preso gnocchetti sardi, ci prepariamo alla Sardegna, anche se Mauro gli verrà un colpo perché lui da sardo ovviamente predilige i gnocchetti originali, ma tra poco li mangeremo. Caffè, allora ho preso il cappuccino, questo qui della Dolce Gusto. E caffè ho preso questo qui, l'Espresso Roma. Di solito io bevo quello della Lidl, è quello che mi piace di più, ma non avevo voglia di andare fino alla Lidl perché fa caldo, quindi ho preso quello, tranne il cappuccino che, come vi ho detto già diverse volte, il cappuccino è una di quelle cose che bevo sempre originale, quindi o della Dolce Gusto o mi piace quello di Starbucks. Poi piselli. Poi ho preso una mozzarella, questa qui. Poi ho preso succo di frutta, questo qua della Primia, bevanda ace senza conservanti. Poi ho preso per le cene veloci il sugo della Star con le polpette, quindi una sorta di ragù.
Poi ho preso per stasera questo arrosto, mi piaceva tantissimo, è un rollatino, e era dove c'è il pollo allo spiedo, così mi ispirava, c'era un profumo e l'ho preso. Poi anguria, è la prima della stagione, una fetta di anguria. Poi ultima borsa, ho preso due confezioni di insalata, questa qua è la mia stanza, la mista. Poi ho preso due confezioni di piadine integrali, queste qua senza strutto, dell'amido bianco, sapete che chi mi segue tanto le compro da anni e mi piacciono tantissimo. Poi ho preso una certosa, questa qui per Mauro, e poi ho preso quattro yogurt magro, tipo total zero, ne ho presi due così alla pesca e due della Primia alla vaniglia, quindi questo è tutto quello che ho preso. Adesso metto via e poi vi faccio vedere il vaso che ho preso per il banano. Allora, il vaso che ho acquistato per il banano è questo qui, è molto grande e abbastanza alto, contate che a me arriva qui sopra il ginocchio, quindi è abbastanza alto. La signora mi ha detto che, essendo un banano grande, l'ideale sarebbe stato ancora un pochino più alto, ma non l'ho trovato. Allora, questo qui è 60 centimetri, quindi è abbastanza grosso, e c'era solo questo, vi dico la verità, quindi ho preso questo per questo motivo, perché c'era solo questo. Lo volevo quadrato, ma non c'era, c'era più piccolo. Allora, boh, alla fine, come tutti quelli che ho, ma leggermente più grande, con il sottovaso fatto così. L'unica cosa è che dobbiamo forarlo, perché erano tutti fatti così, e la signora giustamente mi ha detto: ti conviene forarlo in modo che penetri là, che cada, esca l'acqua e non ristagna, se no il banano rischia di morire. Ho preso anche la terra, questa qua, che me l'ha consigliata la signora, che mi ha detto che è molto buona, così ne aggiungo. Adesso mi metto al lavoro. Baby, you and I should start living.
riuscita a travasare il banano. Questo è il vaso che fa per lui, ci voleva un bel vasone grande perché, come vedete, punta in continuazione. Cioè adesso siamo già a 3 più 2 piccolini che stanno spuntando, quindi siamo già a 5 nello stesso vaso. Quindi per forza di cose dovevo prendere qualcosa di grosso per andarlo a contenere. E stessa cosa farò con questo qua, che avevo messo in questo vaso, ma mi sa che dovrò poi travasarlo come questo, grande così. Lo volevo color tortora, che riprendesse un po' i colori, però non l'ho trovato, e quindi niente, l'ho preso così, però questi qua li tengo perché poi vado a mettere i bananini piccoli, mi dispiace eliminarli, anche perché poi li vado poi a piazzare qua sopra questi tombini. Abbiamo finito tardissimo di fare tutto, abbiamo cenato, io ho accompagnato Mauro a prendere la macchina di sua sorella perché lui l'ha già data indietro, siccome ha comprato macchina nuova ha già dato la macchina vecchia indietro in modo da evitare che potesse succedere qualcosa, quindi lui è senza macchina fino a settembre e allora cerchiamo di giostrarci tutti. Adesso, siccome a me comunque in settimana serve, l'ho portato da sua sorella, così lui prende la macchina di sua sorella, tanto loro ne hanno due e niente, e può andare a lavorare. Adesso io vi saluto, nel frattempo è arrivato Mauro, vi mando un grosso bacio e ci vediamo poi al prossimo video.